Quelli che lo stile, quelli che del resto è sempre una questione di stile. È sempre una questione di stile. Buonasera amiche ed amici di Radio Brown The Rocks. Sta per iniziare, anzi è appena iniziata una nuova puntata di Quelli che lo stile. Allora, stasera, sono qui da sola. Il buon Fabio, così, questa sera mi ha abbandonato perché appunto lui è uno di quelli che fanno il Ponte Lungo. Quindi lo saluto e so che tanto è connesso e tornerà presto con noi. Ma del resto comunque si sa, no? Ogni tanto comunque staccare un po' la spina, soprattutto di questi tempi ce n'è bisogno. Cioè, quindi tornare così a rivedere il mare. Penso che sia utile proprio allo spirito, ma anche al corpo. Bene, allora, questa sera, data appunto l'ora pre-dinner, quelli che lo stile vi parlerà. Pensate un po', di cosa vi posso parlare? Di cibo. You loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Radio Brown The Rocks si rientra ai microfoni per iniziare a sviscerare l'argomento di questa sera. Allora, questa sera ho deciso di parlare di cibo. Allora, vi domanderete, ma che c'entra il cibo con lo stile? C'entra, lasciatemi fa. Esiste un parallelismo tra cucina e cultura, un fil rouge che lega la nostra storia a quella dei piatti che cuciniamo, che mangiamo. Sai cosa mangi, recitava il saggio, le mode passano anche attraverso il palato. Lo stile è imprescindibile, anche quando viene associato alle abitudini gastronomiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Allora, partiamo da un evento nefasto, un evento di cui in questi tempi si fa spesso menzione, il crollo di Wall Street. L'anno, lo sapete, era il 1929.
Mangiare meglio, spendere meno, recitava un articolo del primo numero della rivista La Cucina Italiana, riferendosi alle massaie dell'epoca. Frase assolutamente attuale, nonostante sia passato praticamente un secolo. Anni 30. In Italia, allora ancora Regno Italico, ci si nutriva con piatti dall'alto contenuto calorico per corroborare le fatiche del lavoro manuale. Si mangiava carne tutte le volte che si poteva, se ne beveva il suo brodo, si mangiavano grandi quantità di uova, burro, grassi animali. Non era certo, come dire, un tempo da vegani. Radio Brown the Rocks, ai microfoni un esemplare di Sara Saglietti che stasera ha deciso di parlarvi di cibo. Allora vorrei raccontarvi come le mode passino anche attraverso i fornelli, di come quel piatto servito in tavola sia figlio di un'epoca, di come senza accorgercene seguiamo delle mode anche quando facciamo la spesa al supermercato. Eravamo rimasti agli anni 30 e gli anni 40? Periodo non facile, periodo che ha visto la deflagrazione di una nuova di una nuova guerra, periodo di ristrettezze economiche e razionamenti. Le massaie dell'epoca si vedevano le dispense sempre più vuote, falcidiate dalle tessere annonarie, sempre più povere. La creatività di noi italiani non viene messa a tacere neanche con la fame e l'allora capo chef del re Vittorio Emanuele III si inventa la pasta non pasta con il finto ragù. Allora, la pasta erano lasagne di patate e il sugo non aveva la carne, ma aveva negli ingredienti briciole di pane che lo rendeva più ricco e voluminoso. Boh, che dite? Magari era anche buono e poi comunque si sa, la fame è un ingrediente che rende ottimo qualunque piatto. Allora finisce la guerra portando con sé voglia di nuovo, di bello. Chi sopravvive vuole rinnovamento, vuole ricostruire tutto, ma meglio. Le massaie vanno a fare la spesa senza restrizioni e in cucina iniziano a vedersi i primi elettrodomestici. Gli anni 60 seguono e amplificano il boom economico partito il decennio precedente. E si sogna di nuovo e c'è bisogno di novità per sentirsi vivi e dimenticare le privazioni della guerra. A tavola, come nella vita, si bandisce la monotonia e arrivano piatti insoliti, rivisitati dalla fantasia imperante, dal gusto del bello. In tavola arriva la pasta tricolore. Accanto alle tagliatelle classiche troviamo quelle rosse e quelle verdi. Inno al bel paese, ode al nostro stivale da nord a sud. Fratelli d'Italia, la pasta è pronta.
Sara Saglietti ai microfoni qui dagli studi di Radio Brown The Rocks. Allora ne approfitto per salutare la carissima Arelis che appunto sulla chat della radio mi augura una buona sera. Buonasera a te Arelis. Bene, quindi si stava parlando della moda a tavola. Come sono cambiate le nostre abitudini alimentari nel corso degli anni? Come si mangiava per esempio negli anni 70? Anni di grandi contraddizioni, di impegno sociale, di lotte per i diritti delle donne, anni in cui accanto all'amore libero incombeva la paura di una guerra fredda, anni di piombo, anni di rock and roll e di hippie. I figli dei fiori hanno spostato l'attenzione sulla spiritualità e sulle culture orientali. La passione per l'India e l'Oriente arriva a condizionare anche la cucina. Le massaie cucinano piatti dai sapori nuovi, sperimentano nuovi gusti ai fornelli, strizzano l'occhio a terre lontane di cui si fanno portavoce in tavola. Il riso si fa all'orientale, servito con la carne e le spezie. Va di moda la cucina etnica, abitudine gastronomica che ancora oggi è molto in voga. È la cucina che oggi definiremmo fusion, che fa figo anche solo a dirlo. E voi che rapporto avete con il cibo? Vi piace sperimentare o mangiate sempre le stesse cose? Ma soprattutto mi domando, lo stile a tavola che sapore ha? Scrivetemelo al numero della radio 349-192-7726. Intanto, non so se sentite le note di sottofondo, sono i Kiss. Dai!
quelli che lo stile, quelli che lo stile a tavola. Allora, eravamo rimaste agli anni 70, la cucina fusion, quella che appunto adesso noi definiremmo fusion, degli anni 70. Ma appunto, dopo i 70, ecco che arrivano colorati e opulenti gli anni 80. Anni del miracolo economico, anni della Milano da bere, anni di teste cotonate e abiti fluo, anni di eccessi, anni di ostentazione, anni in cui la cucina è nouvelle cuisine, nuovo modo di intendere i piatti, ideato dai nostri cugini d'Oltralpe. Allora, per spiegarvi cos'era questo inedito approccio gastronomico, vi leggo i 10 comandamenti della nouvelle cuisine ideati dagli chef Henri Gault e Christian Millot, padri di questo movimento. Allora, 1. Non cuocerai troppo. 2. Utilizzerai prodotti freschi e di qualità. 3. Alleggerirai il tuo menù. 4. Non sarai sistematicamente modernista. 5. Ricercherai tuttavia il contributo di nuove tecniche. 6. Eviterai marinate, frollature, fermentazioni, eccetera. 7. Eliminerai le salse e i sughi ricchi. 8. Non ignorerai la dietetica. 9. Non truccherai la presentazione dei tuoi piatti. E infine arriviamo all'ultimo comandamento: sarai inventivo. Allora, questo nuovo approccio alla tavola ha influenzato la cucina che ancora oggi apprezziamo e troviamo nei menù al ristorante. Gli anni 80, anni di eccessi, tra l'altro anni che appunto hanno visto così la mia nascita, anni di eccessi, di effetti speciali, anni di benessere presunto, millantato, esibito, benessere che inevitabilmente si trovava anche a tavola. Ed ecco che arriva lei, la regina incontrastata dei fornelli, la panna. Motto dell'epoca, al colesterolo ho detto sì. Ve li ricordate i tortellini panna e prosciutto? Oppure le penne panna e salmone? E tutte le verdure servite rigorosamente con la besciamella o la panna? E poi ancora chi non ricorda il famigerato filetto al pepe verde? E i cordon bleu? I gamberetti in salsa rosa? Allora, terminerei la carrellata dei piatti 80 con un primo che definire discutibile. È un eufemismo: le penne con la vodka, la panna e ovviamente il pomodoro. Là dove l'acidità della vodka incontra quella del pomodoro in un grasso boccone ammantato dall'onnipresente panna. Volete il dolce? Ma certo! Una banana split per me. Per digerire, a fine pasto, come non assaporare un buon amaro Ramazzotti? Amaro Ramazzotti per una Milano da vivere, da assaporare, da godere. Questa Milano da bere. No.
Radio Brown the Rocks, quelli che lo stile on air. Allora saluto Giuseppe che appunto mi chiede fino a che ora siamo in onda. Allora io appunto perché questa sera Fabio non c'è per cose sue, no diciamo per una buona vacanza che comunque ci sta, e io sono qui da sola, sarò in diretta ancora per un po', una ventina di minuti diciamo, ma poi comunque Giuseppe resta connesso, restate connessi, collegati sempre su Radio Brown the Rocks, perché a seguire ci sarà un nuovo programma. Radio Brown the Rocks ha il piacere di presentarvi un nuovo programma, un nuovo DJ, Lorenzo DJ Ducati, che ci proporrà il suo Bra on the Mix. Quindi mi raccomando, state tuned, che comunque qui abbiamo sempre qualcosa da dire e soprattutto musica da farvi ascoltare. Allora, questa sera memorabilia gastronomico, perché lo stile e la moda passano anche attraverso la cucina. Le nostre tavole sono e saranno lo specchio dei tempi in cui viviamo. Allora, prima del brano abbiamo salutato i mitici anni 80 e la loro cucina grassa e opulenta. Che dire dei 90? Allora, anni che vedono la consacrazione delle top model, ve le ricordate? Modelle dei fisici scultorei e perfetti, vere e proprie icone, star incontrastate. La forma fisica diventa tutto. Via dunque alla panna, ingrediente onnipresente degli anni 80, forse lontana suggestione della nouvelle cuisine d'Oltralpe, largo ai cibi dietetici. La parola d'ordine è light. Formaggi light, yogurt light, Coca-Cola light, persino birre light. Anche in cucina a trionfare è il minimalismo. Quali sono i piatti che più simboleggiano gli anni 90? Vabbè, allora intanto che ci pensate, inizio io. Allora, la bresaola. Salume che prima di allora conoscevano solo in Lombardia. La bresaola ha pochissimi grassi, un apporto calorico minimale e ha un alto contenuto proteico. E poi comunque, lasciatemi dire, è buonissima. La Philadelphia. Allora, chi è nato negli anni 2000, una ragazza giapponese di nome Kaori, non dirà molto, ma gli anni 90 sono quelli del boom di questo formaggio. Crema spalmabile che imperava ovunque, da crostine, insalate, anche nei primi, al posto di una panna ormai in declino. E poi, allora, altro cibo, altro ingrediente, diciamo, che non mancava negli anni 90, una cosa nuova che è arrivata negli anni 90 era lo yogurt gelato, alternativa light, sempre light, al gelato tradizionale, servito con granella, cereali, pepite di cioccolato, appunto nelle appena nate yogurterie. Ve le ricordate? Ce ne sono ancora adesso, ce ne sono ancora, hanno comunque resistito alle mode del cibo anche qua. E poi, vabbè, lei, l'insalata di riso, grande classico estivo che ha spopolato negli anni 90. Beh, diciamo che ancora oggi è un must nelle tavole estive. Piatto definito svuota frigo, perché ci si può sbizzarrire con gli ingredienti più disparati che magari stazionano abbandonati da mesi là nel frigorifero. Ah, vabbè, previo controllo della scadenza sui barattolini vari, badate ben, amiche da casa, massaie, regine dei fornelli. Poi, allora, l'ultimo piatto, finiamo così questa carrellata di piatti che hanno caratterizzato gli anni 90 con rucola e pomodorini. C'è proprio ingredienti che dilagano in quegli anni. Allora, li troviamo un po' ovunque, dai primi ai secondi, molto molto trendy. Allora, era molto trendy la famosa tagliata di manzo con appunto rucola e pomodorini. Per me una pizza stracchino e rucola. Spider-Man, attend the thing. There you are. Come on, baby, don't you want?
Ehi, siete ancora lì? Io sono sempre Sara Saglietti e stasera vi racconto come i piatti, le nostre abitudini gastronomiche seguono anche se dei trend, delle mode. Inconsapevolmente siamo lo specchio degli anni in cui viviamo e va da sé che anche la cucina subisca condizionamenti in tal senso. Eravamo rimasti agli anni 90 e ora arriva il nuovo millennio e le sue abitudini culinarie. Che cosa arriva di nuovo negli anni 2000? Se vi dico cucina molecolare? Nuovi metodi di preparazione che prevedono l'utilizzo di strumenti diversi dai comuni per cucinare. Si parla di sifone, di centrifuga ad alta velocità, di runner, di siringhe per un risultato bizzarro, forse buono, ma certamente diverso da tutto ciò che abbiamo fino all'allora gustato. La tavola è un esperimento, una nuova frontiera del gusto che non comprende solo più il palato, ma il tatto, la vista, l'udito per un tripudio di sensazioni. Voto? Boh. Lascia a voi. Allora, hamburger gourmet. Che poi in realtà dire gourmet non significa nulla, ma comunque fa figo. Diciamo che il trend negli ultimi anni è confezionare un bel pacchetto. Questo non necessariamente significa che la qualità sia scarsa, ma è indubbio che ormai l'utilizzo di certe parole in abbinamento al cibo lo qualifichi anche qualitativamente. Ecco, qualità. Il panino gourmet cerca ingredienti di qualità, solitamente con grande apprezzamento dei palati. E poi il sushi, di gran moda la cucina cosiddetta giapponese, anche se spesso questi sushi restaurant sono gestiti da cinesi, ma vabbè, comunque non voglio fare polemiche, che io quante volte ho mangiato in questi all you can eat come se non ci fosse un domani. Comunque l'idea di gustare pesce crudo e riso sperimentando sapori nuovi piace e continua a piacere. Gli anni del nuovo millennio hanno spostato l'attenzione sulla materia prima con un occhio di riguardo all'ambiente. Ci siamo scoperti grandi fruitori dei prodotti definiti bio, termine che arriva da agricoltura biologica, un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo, favorendola con interventi limitati, che vuole promuovere la biodiversità delle specie domestiche, che esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati, gli OGM per intenderci. E vabbè, vi sono controversie, diciamo, sugli effettivi benefici sull'ambiente e sulla qualità dei prodotti ottenuti. Soprattutto spesso ci si interroga sulla veridicità di certe denominazioni, perché comunque si va presto a dire bio, ma appunto sarà veramente bio? E voi, amiche da casa, che cosa mangiate adesso? Quale ingrediente non manca mai nelle vostre tavole? Scrivetemelo, se vi va, al numero della radio.
Radio Brown The Rocks, Sara Saglietti ai microfoni. Allora, mentre appunto Lady Gaga stava cantando Perfect Illusion, ho ricevuto una foto sulla chat della radio da Giuseppe, che appunto indossa la maglietta iconica, la maglietta must have dell'estate, robe da matti, hashtag Made in Bra, e vabbè, insieme ovviamente alla maglietta di Radio Brown The Rocks, e la foto l'ha fatta insieme al nostro Botti, il nostro Botti di fiducia, Enrico Botti, l'unico, il solo, l'inimitabile. Ciao Botti, ciao Giuseppe. Bene, siamo arrivati alle battute finali di questa puntata di Quelli che è lo stile, dedicata appunto alla moda in tavola. Allora, ovviamente questa sera torna anche Quelli che è il cuore, perché Quelli che è il cuore è così, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Questa sera Quelli che è il cuore c'è, e appunto voglio parlare degli uomini che sanno cucinare. Approfitto di questo spazio, stavolta non per bastonare, ma per ringraziare pubblicamente tutti gli uomini bravi ai fornelli. Ode al maschio alfa che spadella, applauso al sesso forte che sfiletta, scaloppa, manteca, sobbolle. Oh, cari uomini con la pentola, grazie di esistere, soprattutto se le vostre dolci metà sono delle impedite croniche, come la sottoscritta. Anche la donna va presa per la gola, e vi assicuro che l'indice di gradimento sale all'istante quando dalla cucina arriva quel profumino di cose buone. Cari maschietti all'ascolto, non siete perfetti, lo sappiamo, ma se siete ai fornelli siamo disposte a chiudere un occhio tra una forchettata e l'altra. Si dice che una donna felice abbia sempre fame. Cucinare per lei è un atto di grande romanticismo, in barba a regali stratosferici. Cari amiche da casa, sceglietevelo bravo a cucinare, che la passione passa, ma la fame resta. Battute a parte, un bacio con lo schiocco a tutti voi, cari uomini, con la passione per la cucina. Un saluto a tutte le amiche da casa che come me sono brave col microonde, che come me sono brave così ad aprire confezioni di presaola, che sono brave comunque tipo a fare toast o a scongelare. Saluto appunto Giuseppe, intanto mi scrive, dice che piano piano spera di conoscerci tutti quanti. Certo Giuseppe, ben volentieri, guarda, io sono disponibile per foto, firmare autografi, però no flash please, no, sto scherzando. Bene, quindi che dire, non mi dilungo oltre, perché comunque di là appunto nell'altro studio c'è il DJ Lorenzo che scalpita, perché veramente c'è tutto un DJ set che vi farà ascoltare. E bene, che dire, vi auguro uno splendido, meraviglioso, indimenticabile weekend, e ricordate, vabbè, questa volta la frase la dirò io, spero di dirla bene come Fabio, ricordate che del resto è sempre una questione di stile. Quelli che lo stile, quelli che del resto è sempre una questione di stile.